Santa Barbara rappresenta la capacità di saper affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità. Con queste parole, questa mattina all'interno del Duomo di Fano è stata celebrata la ricorrenza di Santa Barbara, appunto, patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare. Celebrazione eucaristica partecipata, presenti gli uomini e le donne in divisa, cariche civili e militari. La Santa Messa è stata presieduta dal Vescovo Andrea Andreozzi. Chiediamo a Santa Barbara che in noi si possa accendere il desiderio della pace, che si possa rianimare lo spirito di riconciliazione. Invochiamo la misericordia di Dio. Questa ricorrenza è stata anche l'occasione per presentare i diversi interventi svolti durante il periodo dell'anno dai Vigili del Fuoco in tutta la provincia. Non da ultimo, le operazioni dovute alle forti raffiche di vento dello scorso fine settimana. Quest'anno abbiamo fatto più di 6.200 interventi fino ad ora, di cui 729 di incendi ed esplosioni, 481 incidenti stradali, 598 ricerche, soccorsi e salvataggi di animali e persone, 88 dissesti e verifiche di staticità delle strutture come abitazioni, opifici e viadotti, molto meno dell'anno scorso che avevamo avuto con la scossa di terremoto. Poi abbiamo fatto 1.289 interventi per alberi pericolanti, dovendo già aggiungere anche quelli di questi giorni qua, arriviamo ad oltre 1.500. 136 interventi per fughe di gas e 636 interventi per bonifica insetti pericolosi. Questo più o meno è quello che finora è stato il lavoro svolto dalle squadre del comando di Pesaro Urbino. Santa Barbara comunque per noi è un'occasione sia per ringraziare tutti quelli che lavorano come vigili del fuoco nella nostra provincia, nella nostra caserma anche di Fano, ed è un momento anche per ricordare insieme quelli che sono i caduti, quelli che non ci sono più, quelli che se ne sono andati in servizio o per malattia, che comunque hanno fatto parte delle nostre squadre e hanno condiviso con noi momenti di lavoro per poter aiutare persone, soprattutto nelle calamità, quelle più grosse. Al termine della Santa Messa poi, la lettura della preghiera ai Vigili del Fuoco e Marina Militare. La nostra attività come Guardia Costiera è un'attività che ci vede impegnati soprattutto nel periodo estivo, con l'operazione Mare Sicuro che si è conclusa nel mese di settembre, a metà settembre. In realtà si tratta di un'operazione che va a tutelare quelli che sono gli interessi del mare, l'ambiente marino, e anche i soccorsi appunto delle persone che vivono ogni giorno il mare, quindi di bagnanti e diportisti. Il tutto viene fatto nella garanzia di una massima sicurezza per l'utenza del mare. Sono stati pochi i soccorsi di quest'anno, ma soprattutto per il benessere e comunque l'affrontare in maniera positiva da parte dell'utenza del mare la questione della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare.